Al Palazzazzoli di Torino si apre ufficialmente la Final Four di Coppa Italia con la prima semifinale tra l'Alleghe e il Renon. Gli Agordini scendono in pista al gran completo, il Renon dal canto suo deve rinunciare a ben quattro pedine in attacco: Chris Durno, Alex Fry, Ryan Ramsey e Alexander Aesat. Coach Wilson recupera Dan Tudin, reduce dall'influenza. Prima azione del Renon dopo tre minuti di gara, l'Alleghe perde un disco in zona di difesa, Greg Yassina lo recupera e serve la corrente Lorenz D'Accordo, il cui tiro viene pinzato da Adam Dennis. Renon è molto accorto in questo inizio di partita, ancora una chance per gli altoatesini. Dan Tudin recupera un disco in zona neutra, TJ Kemp parte in velocità e vede sulla destra la corrente Kevin Mitchell, stoppato da Adam Dennis. L'Alleghe si fa vedere a metà frazione, discesa solitaria di Jeff Lovecchio che mette un disco nello slot, sia Johansson che Guye arrivano tardi all'appuntamento con il disco. La partita continua a farlo un Renone decisamente più propositivo, Andy Delmol taglia in due la difesa, Kevin Mitchell finta il tiro e serve davanti alla porta Dan Tudin, anticipato dalla difesa agordina. Altoatesini ancora pericolosi, al dodicesimo disco d'oro di Andy Delmore per Dan Tudin, ancora stoppato da un Dennis molto reattivo. Il gol del Renon sembra nell'aria e arriva al 18:46. L'azione parte dalla steca di Kevin Mitchell che serve Dan Tudin, passaggio per Kemp che chiude il triangolo, ancora Tudin questa volta davanti a Dennis, non sbaglia ed insacca. Grande azione del Renon, tutta in velocità, difesa dell'Alleghe però troppo statica nella circostanza. Grande l'imbucata di TJ Kemp che serve Dan Tudin, bravo a freddare il portiere dell'Alleghe. Finisce il primo tempo con il Renon avanti 1-0, ma non è una partita esaltante per i 1500 del Palatazzoli. Nella frazione centrale subito brividi per l'Alleghe, tiro di Kevin Mitchell dalla blu, Dennis non trattiene, Dan Tudin, sempre lui, è poco cinico nel frangente. Risposta dell'Alleghe al quinto minuto, le civette manovrano un disco in zona d'attacco, Matt Waddell carica il tiro, il disco rimane nello slot ma prima Monferone e poi Lovecchio non trovano la deviazione vincente. In chiusura di frazione ci prova Gino Guye che parte in solitaria ma conclude troppo centralmente. Secondo tempo in archivio sul parziale di 0-0, ma il Renon è sempre avanti di una lunghezza. Nel terzo drittel il match entra decisamente nel vivo. L'Alleghe ci prova dopo due minuti, tiro dalla blu di Matt Waddell, Poghe concede il rimbalzo non sfruttato però da Gino Guye che si fa incenerire dal portiere altoatesino. Gli Agordini cambiano marcia e pervengono al pareggio al 48-28. Lavoro in uscita di zona di Manuel Datos che attende il rimorchio di Miss Rocco, bravo a prendere in velocità la difesa del Renon e piazzare un diagonale basso che sorprende Poghi. Renon ha troppo fermo nel frangente, bravo Vince Rocco a trovare il corridoio giusto e ad infilare la porta avversaria, grazie soprattutto al passaggio d'oro di Manuel Datosse. L'Alleghe ora fa la partita, ma nel momento migliore delle civette arriva la rete del Renon. Contropiede innescato da Lorenz D'Accordo, il pack finisce sul bastone di Greg Yassina che mira l'angolino battendo Adam Dennis. Micidiale contropiede dei Ritner Buam, Greg Yassina fa secco Adam Dennis e al 54-57 il match sembra cambiare ancora volto. Finale da thriller, Tom Pockel chiama timeout e toglie Adam Dennis a un minuto dalla fine. L'Alleghe cinge d'assedio il terzo offensivo e trova il pareggio. Prima conclusione dalla blu di Johansson che non trova lo specchio. Andy Delmore non libera, il disco viene recuperato da Vince Rocco che arma la seconda conclusione di Johansson. Deviazione di Poggi, spizzata di Lovecchio e rete di Nicola Fontanive che acciuffa il pari all'ultimo respiro. Bravo l'attaccante dell'Alleghe e della Nazionale, lasciato tutto solo dalla difesa del Renon, a piazzarsi sul primo palo e a sfruttare il rimbalzo concesso da Poggi. Si va all'overtime e le civette volano in finale, il gol decisivo arriva dopo 1 minuto e 31 secondi, Rocco serve Francesco De Biasio, tiro sbilenco ma il pack finisce sulla steca di Veggiato che insacca, gli Agordini festeggiano l'ingresso in finale, l'eroe della serata è il numero 6 biancorosso che sfrutta un disco deviato dalla difesa del Renone per piazzare il colpo del KO. Per l'Alleghe, vittoria del carattere, in casa Renone, beffa atroce e addio sogni di gloria.